Grazie per avermi chiamato, perché mi date la possibilità di aggiornarvi e far sapere a voi quello che so io, anche se non è granché, però è bene che ci sia questo contatto, questo scambio di informazioni, anche perché gli impegni che abbiamo preso l'altra volta saranno mantenuti, non è che stavamo scherzando. Però esordisco dicendovi che oggi è il compleanno della mia unica figlia e lo voglio collegare e lo voglio collegare al fatto che è nata qua, quindi 12 anni fa qua si nasceva. Io ero consigliere regionale a Cagliari, non ho avuto dubbi dopo su dove dovesse nascere mia figlia, anzi ce ne siamo venuti a tempo perché proprio dovevo avere un cesareo, quindi potevamo anche programmarlo diversamente, perché è la prova provata che non avevo nessun dubbio che questo reparto funzionasse, altrimenti uno non mette a repentaglio moglie e figlio, quindi era per questo. E quel reparto è rimasto bello, all'epoca avevamo fatto anche la colletta per una piccola parte delle decorazioni del reparto col parto in acqua. Se voi andate c'è la vasca, per chi lo sa, tutti i muri colorati, la musica, adesso è diventata una desolazione, però chiusa, mia figlia è cresciuta, è cresciuta bene, devo mantenere, quindi era una di quelle prove che noi ci diciamo sempre, che qua si nasceva, ci si curava e si diventava grandi come lo siamo diventati noi. Ma adesso torniamo agli argomenti più di attualità. Stamattina, come ho avuto modo di dire a Mario e Alessandro, mi ha chiamato il prefetto, poi l'ho chiamato io, mi ha detto che ancora l'assessore non aveva fissato un giorno, con testuali parole. Io sono rimasto un po' perplesso, però male che il prefetto è più ottimista di me e mi ha fatto capire, o sperare meglio, che magari l'assessore si stava prendendo qualche giorno in più per poi arrivare con qualche soluzione pratica. Io ho detto speriamo, eccellenza, che sia così, io dubito. In ogni caso mi ha detto che l'incontro sarà imminente, purtroppo sì. Non la sa manchi lui, il prefetto, non poteva dirmi date, verosimilmente dovrebbe essere in settimana, ma verrete avvisati in tempo reale di questo, perché può essere l'incontro risolutivo. Io mi auguro risolutivo per il bene dell'ospedale e della battaglia che stiamo conducendo. Non mi auguro risolutivo nel senso che dopo due ore, preso atto della non sensibilità dell'assessore, noi dobbiamo dimettere in massa. Non mi arrivano notizie nuove, se non articoli di giornale dove leggo che il Matteo Urbia va avanti misteriosamente solo con gli ambulatori, che sono cosa ben diversa dai reparti con i posti letto, con le strade operatorie, e col fatto di avere posti letto convenzionati, perché prima per avere la convenzione regionale bisogna dimostrare di avere il personale, la struttura, le sale operatori, la regione fa il sopralluogo, mette il soldo in bilancio e poi hai la convenzione. Quello che mi fa un po' temere, perché poi quella famosa lotteria dei posti letto di otorinolaringoiatria, ho cercato di fare un po' di chiarezza, parrebbe il condizionale d'obbligo che gli attuali posti letto sono 14, quelli sulla carta oggi dedicati all'ospedale di Tempio, e sono gli unici di tutta la Gallura, perché sono gli unici posti letto tra Tempio, Olbia e la Maddalena, e sono stati il motivo, questa unicità di presenza di Otorino a Tempio, della nostra denominazione di idea di completamento, perché questo dottorino nostro completava dei servizi che non erano presenti né a Olbia né alla Maddalena, quindi era l'unico reparto che non è un doppione, ma era ed è, non so se lo sarà, un unicum
che tra l'altro funzionava bene, per tutto il presidio di area omogenea, quindi per tutta la ex provincia di Ubiadeglio e quindi per la zona sanitaria di riferimento. Purtroppo, queste sono notizie cagliaritane, parrebbe che l'assessore, la giunta, adesso non so chi è il santo che dobbiamo ringraziare per queste operazioni di scippo, e abbia lasciato tre a Tempio, tre a Olbia, al Mater Olbia, quindi neanche a San Giovanni, ma è fatta la differenza, e gli altri otto si sono volatilizzati. Il che vuol dire che questi otto potrebbero poi atterrare di nuovo al Mater, come potrebbero essere messi allo spario e dati fuori, ma sta che noi con tre posti letto soli diventiamo un ambulatorio, e la struttura complessa con tre posti letto non la può avere. Quindi questo è un aggravamento della situazione, perché andiamo non solo a salvare, ma a peggiorare quello che abbiamo. Vi ho raccontato della mia operazione alle tonsille, no? Di 46 anni fa, 47. Venuta qua, probabilmente se ci sono solo tre posti letto non faranno manco quello. Voglio anche approfittare della vostra attenzione, della vostra gentilezza, anche però per fugare alcuni dubbi che magari quando non sono io presente potrebbero diciamo aleggiare in mezzo a voi. Anche perché io sono un po' stanco di essere, come dire, additato. Cioè la politica, la classe politica sta penalizzando l'ospedale del Tempio. Sì, io mi prendo le colpe che ho, però dobbiamo essere sinceri, cioè io sono sindaco del Tempio, non sono assessore alla sanità. Quando io rivestivo ruoli decisionali a Cagliari, quindi quando la mia parte politica era il governo e io ero assessore, non c'è stato nessun atto formale, scritto, deliberativo, che danneggiasse questo ospedale. Tant'è che non è successo niente, cioè abbiamo navigato con problemi, momenti di debolezza, momenti di gloria, momenti in cui avevamo tutti i primari in carica, perché quando io ero a Cagliari, qua c'era il professor Lavosi, c'era Bella Marconi, c'era Stefano Profili in radiologia, c'era il povero Nanni Urru che ha fatto nascere mia figlia in ginecologia. Quindi, siccome c'è questa delibera che ogni tanto in televisione esce, c'è una delibera che ha fatto Andrea, se queste persone che hanno questa delibera me la fanno vedere, così mi rendo conto se soffro di Alzheimer oppure se è semplicemente, come quella che ho visto, una proposta di delibera che non è stata mai approvata. Tant'è, questo abbiate pazienza, ma per onore di chiarezza, altrimenti veramente facendo tutta l'erba un fascio non si dice la verità. Questa è la ridefinizione della rete ospedaliera, quindi la famosa delibera del Consiglio regionale in cui si dice che Tempio manterrà le strutture che ha, che Tempio avrà la terapia semi-intensiva e che Tempio è ospedale di base ed è di completamento. Questa l'ha approvata il Consiglio regionale nell'ottobre del 2017, no? Quindi questa è l'ultima, è quella che fa fede e che un po' dovrebbe salvarci. In questa legge, o atto avendo la nuova legge, si fa riferimento agli atti passati che hanno governato la sanità. Legge regionale 28 luglio 2006, che era il piano sanitario fatto dalla Birindini, ricorderete che poi è stato bocciato dal Consiglio di Stato, quindi non è mai diventato esecutivo, e sempre ad onore di storia, in questa legge, 28 luglio, c'era stato un emendamento a firma mia e di Renato Cugini, giusto per dire le cose come stanno. PC e UDC, maggioranza e opposizione, che istituivano i due posti di terapia semi-intensiva a Tempio, ed è scritto nella storia. Purtroppo
è stato cassato tutto, quindi per la soddisfazione di quel giorno non era servita a niente. Poi abbiamo avuto la spending review di Monti, che un po' dava nel 2012 direttive su come tagliare la spesa, quindi cominciamo a fare parametri, se tu non hai un tot di percentuale di occupazione dei reparti, devi ridurre i posti letto, eccetera, ma se l'ha fatta Monti, non l'ha fatta Biancarelli, quindi non credo che Monti chiedesse il parere a me per fare le prime. L'unica legge che invece ho votato io, da consigliere regionale, quindi ha la mia firma e gli ho voto, e quindi non posso negare di averla, di averci partecipato, perché uno può anche dire che non se ne è accorto, ma veri tu, ed è consciamente o inconsciamente l'hai fatta. Ed è la legge che io mi porto sempre appresso, che è questa, è la legge 7 novembre 2012, quindi io ero in carica, ero quasi lì, ero diventato assessore il 18 novembre, ma ero consigliere qua. L'ho votata ed è la legge che cerca di razionalizzare la rete ospedaliera, stabilendo che il tasso di ospedalizzazione, il tasso di utilizzazione dei posti letto, la previsione dell'utilizzo delle camere deve avere una certa percentuale, come dire, se non raggiungi quella percentuale non hai ragione di esistere. Però cosa abbiamo fatto noi nel 2012? Abbiamo detto questa legge vale per Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro, quindi quei paesi in cui c'era una densità di popolazione e una pluralità di ospedali, per cui se tu vieni da una parte e mettevi dall'altra non cambiava niente. Infatti, era sottolineato, poi per i più scettici si può anche leggere, i criteri di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti ospedali: Orsieri, Bosa, Tempio, Ghilarza, Isri, Muravera e la Maddalena. Quindi questa legge non faceva un baffo a Tempio, nel senso che non era applicabile, e quindi Tempio, anche se avesse avuto un'occupazione del 40%, del 50%, quindi sotto l'80, non avrebbe avuto chiusure. Tant'è che fino al 2015 noi non avevamo avuto chiusure di niente. Quindi non so se io ci tenevo a questa precisazione, in modo che la mia battaglia continua uguale. Però, costretti a circa cose che non entrano in nulla, cioè questa legge casomai deve essere menzionata, se proprio vogliamo essere onesti, come un merito, perché questa legge faceva assali, mi dovrebbe ringraziare il sindaco della Maddalena, il sindaco di Isi, il sindaco di Ghilarza, che sono tutti in disgrazia come noi. Se questa legge non la viene modificata successivamente, noi non avremmo avuto nessun tipo di problema, nel senso che si poteva sempre razionalizzare, ma volta per volta, e non dicendo che c'era la legge che ci obbligava. Non ci sono altre fonti, quindi quella famosa delibera, non so se Marcello Donetto la portava presso nella campagna elettorale del 2015, non so se a distanza di 3 anni abbia capito che non era approvata, però se non era approvata tanto, non può essere approvata là, perché io il Consiglio dal 2014 non ci sono più. Quindi non ho deliberato né in giunta e né in consiglio. Morale, c'è un assessore, c'è una giunta, c'è un presidente dal quale dipendono le sorti di questo ospedale. E le cose che mancano dipendono da loro. Io con i soldi del comune, ammesso che io recuperi 50 o 100 euro, non posso comprare le siringhe all'ospedale, perché mi condanna la Corte dei Conti. Come il comune, come la ASL, non si può mettere a cambiare le lampadine a Santo Bastiano perché non è competenza sua, tanto per dire come. Certo, io da sindaco, da cittadino come voi, ci stiamo assumendo una responsabilità, una spinta politica, una protesta che abbiamo deciso di assumere. Il problema è che alla fine noi siamo uno strumento di pressione forte, ma non siamo quelli che decidiamo. Cioè io posso arrivare anche a dimettermi, ripeto sempre a Pancrazio e a Valtteri, che mi conoscono, e a Mario e a tutti quanti, mi posso tornare a Duca a Bocci, però se l'assessore se ne vuole fregare il fatto che io non sia più sindaco, lo fa liberamente.
anzi, avrà anche la soddisfazione, lui e Pignaru, di nominare il commissario che mi sostituirà. Quindi immaginatevi un po' quanto sarà contento. Scusatemi per questa digressione, però ci tenevo, perché fare di tutta erba un fascio non è giusto. E io gli sbagli ne ho fatto, ne farò ancora, li pago e li ammetto e chiedo scusa per lo sbaglio. Ma dove non c'entro niente, anzi dove mi sono battuto per salvaguardare questo ospedale, tant'è che in 20 anni non è chiuso manco un reparto, poi attribuitelo alla fortuna, alla casualità, a tutto, però fatto sta che questa è storia. I problemi sono nati quasi incidentalmente quando io sono diventato sindaco e Pignaru è diventato presidente della regione, tant'è che dopo il primo mese che ero sindaco con tanto entusiasmo, perché sai, quando arrivi forse hai più, cioè giustamente hai più entusiasmo di quando ci sei in mezzo, perché ti accorgi che alcune cose le vorresti fare, ma la pubblica amministrazione non è come la casa propria, nel senso che per esempio se tu non prendi i soldi il 31 dicembre non è che te l'hai aducato, i paldi. Quindi adesso noi siamo impegnati ad impegnare le somme del bilancio, perché quelle che noi non impegniamo non è che li spendiamo il 1 gennaio, vengono cancellate. Quindi immaginatevi voi con le procedure della pubblica amministrazione, quindi gare, preventivi, eccetera, l'affollamento che ci sarà nella ragioneria. Vi volevo poi, sempre a titolo di storia, anche rendere noto che io a volte in solitario, prendetela come una confessione questa, ma è bene che voi che siete concittadini lo sappiate, io una volta ho diffidato l'assessore Moirano e il buon Teclè, che è un altro benefattore della storia per esempio, quando qua si faceva la terapia oncologica e avevano mandato i pazienti oncologici a Olbia Pacchino per l'infermiera, faceva mi pare due o tre ore la guida, quindi non è che ci voleva un'infermiera, ci voleva un ottavo di un'infermiera, perché se uno ha fatto di forse un dodicesimo, se uno fa 36 ore, 3 per la studiata matematica sono un dodicesimo di 36. Dopo la mia diffida, che ho fatto naturalmente in silenzio, non ho verificato, l'avevo inviata là, hanno spostato l'infermiera, perché invece di mandare i pazienti oncologici tutti a Olbia, è arrivato qua a 3 ore l'infermiera per sostituire quella che non c'era e hanno risolto il problema di un centinaio di persone. Però pensate come molte volte ci vuole poco, no? Però ci è voluta una diffida fatta da me e dal legale del comune, e questa è passata inosservata, ma appartiene alla storia perché è documentata. Come io una volta, sarà perché mi ero ripresato male, ho fatto un esposto da solo per il CUP e per la ginecologia. Il CUP perché fissavano gli appuntamenti a 8 mesi, poi io di nascosto, perché nessuno voleva apparire, parlavo con i primari e ho detto: ma voi parlate col CUP? No, il CUP decide lui quando visito io. Ah, gli ho detto, è una bella cosa, cioè, e quindi quando il CUP ci fissa l'appuntamento, poi il paziente non viene, io in quella mezz'ora non posso fare niente, perché non è che posso chiamare l'altro paziente e metterlo in lista d'attesa. Questo l'ho fatto presente all'assessore, al direttore generale, al magistrato, a tutti, ma chi? È una cosa di buon senso, no? Se tu a una persona gli dai un appuntamento a 8 mesi, intanto quella chiude il telefono e pensa: cosa faccio? Se ho soldi me lo faccio in privato, no? Perché togliersi il dubbio dell'essere malato o dell'essere sano, se uno ha 4 soldi lo fa. Non ho soldi, aspetto. Quando aspetto, se era un falso allarme, guarisco da solo, no? Perché si guarisce dall'influenza anche se sta prendendo antibiotici, no? Fiore, non è che tu fa forza si sana, magari mi pone un poco di più, però guarisci. Quindi se non hai niente guarisci, se invece sei malato muori. In tutti questi 3 casi tu a quell'appuntamento degli 8 mesi non ci vai,
o perché sei morto, o perché sei sanato, o perché te l'hai fatto impiegato. Però quell'appuntamento rimane fissato, quindi quel medico, cioè la lista di 10 persone, e lui potenzialmente le può visitare tutte e 10, e poi si presentano in 5, rinviando sempre l'altro che telefona altri 8 mesi, quindi tu stai utilizzando quel professionista al 30%, 40%, 50%. Lui non può fare nulla perché il CUP ha sempre segnati anche i morti che servono visitare o quelli che sono guariti, e quindi per dimezzare la lista d'attesa cosa basterebbe fare? Una settimana prima chiamare quella persona che deve andare, che sono trascorsi già 7 mesi e 3 settimane, e dirgli: scusi signor Biancarito, lei già l'attacco fissata per mercoledì, se lo ricorda? Io se sono morto non rispondo, se me l'ho già fatto dico grazie, me l'ho già fatto, oppure mi sento benissimo, fetela un altro, in una settimana c'è il tempo per sostituire quella persona che era tu. Questo non succede. Cioè rimane invece, chiamano Biancareddu, Biancareddu non risponde e l'altro arriva mezz'ora dopo, perché quella mezz'ora sarebbe stata dedicata a me. Ora, io non sono uno scienziato per arrivare a questo ragionamento, è un ragionamento banale, che però non si fa. Quindi io questo l'ho segnalato al magistrato, perché non mi hanno ascoltato a Cagliari, non mi hanno ascoltato da nessuna parte, si fa anche questo. Perché poi cosa succede? Dice, quel medico fa solo 30 visite al mese, ne fa solo 30, un medico in media ne fa 90, ma se tu non gli mandi i passoni, è fisso l'appuntamento a 9 mesi, quando lui, e non vi dico chi, mi dice, guarda, io massimo in un mese posso visitare senza manco chiedermi raccomandazioni, perché poi si arriva anche qua, perché poi ci sono i CUP di assistenza, il sindaco, il vescovo, ma non lo patriarcale, che sciacci nessuno, comunque la gente quando è disperata mi dice, ma ha rifissato l'appuntamento a 8 mesi, Babbo è morendo probabilmente, ha un tumore, e tu cosa fai? E dici, aspetta 8 mesi, cerchi o dentro o fuori, cerchi di fare quello che puoi, cerchi magari di passare sopra alla persona che non può venire da te per lamentarsi, però non è che posso manco dirgli, no, arrangiati a 8 mesi, ti assano la cultura. Quindi alla fine torniamo là. La salute è diritto di tutti, gratis, la salute è diritto di pochi. E la statistica che ho letto stamattina, che la percentuale di gente che non si cura è a livello nazionale del 4,5% e in Sardegna del 12%, ci sarà un motivo, no? Cioè vuol dire che 12 persone su 100 non si curano di più. Cioè si sana, come il discorso dell'influenza, ma chi ha l'esame sana, se no si lasciano andare. Perché o non hanno soldi, o i tempi sono biblici, oppure non hanno motivo, non hanno uno che magari abita in campagna, cioè non va all'ospedale, ma tanto non mi esitigliano, e questo è grave. In una nazione, in una regione che appartiene all'Europa, che andiamo al G20, no, noi siamo tra i 20 paesi, anzi dal G7, siamo tra i 7 paesi più sviluppati del mondo, però c'è una percentuale di gente che non si cura, che è più vicina ai paesi del terzo mondo che ai paesi dell'Europa. E voi mi direte, vabbè, adesso ci hai fatto un altro quadro, un po' più amici di Monopoli, questa è la realtà. Io queste cose, io avevo deciso di non incontrarlo più l'assessore della sanità, perché sono 3 anni e mezzo che ci parlo, ci vado a Cagliari, ci vado in commissione, me l'ha deputata Gustavo a Tempio, di domenica, siamo perché il suocero è tempiese, abbiamo visitato il museo della Brigata a Sassari, la Valigo un po' per tirarvi su di morale, e non è seguito a niente neanche questo, come è che me l'hanno diventato tutti, perché io vado pure amici con cui sto comendo Maglienti, però questo non è non voglio essere così. È stata una giornata interessante, ma inutile, ma così è bisogno spiegato meglio. Quindi, quando io mi sono dimesso da vicepresidente della conferenza sociosanitaria, l'ho fatto perché non so più vecchio, ma non so come manco più succiolo dove ti la fa il culo per 3 anni. E allora ho detto, io non ci vengo più. Quando vorrete fare qualcosa, me lo dite, eccetera. Allora
giusto grazie a voi e grazie al fatto del prefetto sono tornato a dare una possibilità, e spero che lui la veda così con me, all'assessore di fargli dire qualcosa davanti al prefetto, prendendo il prefetto come garante, sperando che non abbia anche l'audacia di raccontare coglioneria al prefetto, perché stanno andando alla furta. Intanto questo momento sta per arrivare, ma non è arrivato. Io e gli altri colleghi abbiamo promesso che 10 giorni, poi un tempo di il primo lo secondo e l'ultimo sì, ma arriati seguo, Sì, sì. Mi sembra niente, non è la uno o lì, però canariamo a niente. Cioè io, se non succede niente, io non so quando, lunedì, giusto per dare il tempo all'assessore, mi devo rimettere. Non sarà giusto per nessuno, ma non è che noi facciamo gli annunci per prendere gli applausi e cose, da poi dico, ma forse ci siamo sbagliati, demmo un altro paio di mesi, tra 2 mesi non c'è più, che cosa devo dire l'altro? È chiaro che io cioè, mi auguro che almeno col prefetto non si dia un ciel di bosco l'assessore, perché sarà, perché il prefetto ha detto che è disponibile a venire a Cagliari con lui. Io se fossi assessore, se mi chiama un prefetto, per rispetto vado io da lui, non lo faccio punire in macchina e lo faccio fare a Cagliari perché lo dirigi per stanza mia, no. Però ognuno ragiona con la sua testa, se lui vuole così andiamo noi a Cagliari, non è che ci... Io credo che quell'incontro sarà risolutivo, ma anche con un'area abbastanza pesante, perché tutti noi sappiamo che a seconda di quello che dice, cioè se viene e dice le cose che ha detto qua, un tempo di scrivi, di dimissioni, e ve li do qua io, ve li tiro a cara, ma gli dico anche qualche altra cosa, perché ormai lo sfogo umano me lo consentirete, no? Insomma, non è che gli dico grazie, scusi, te, le dimissioni, non mi chiamo il commissario, e me ne sono candeli. Spero di cuore che il moderato ottimismo del prefetto invece possa dare qualche risultato, perché altrimenti io devo dire che nella mia carriera politica non ho mai visto un assessore che non fa nulla di tutto quello che dice, almeno per noi. Poi non so quell'altro ospedale cosa abbia fatto, e non ho visto mai un presidente della regione che vede gli ospedali occupati, la sanità che qualche attaccio eccetera, e se lo tragina fino alla fine. Non ho mai visto neanche un presidente della giunta che nomina un direttore generale di tutta la Sardegna, della TS piemontese, perché evidentemente non abbiamo uno che sia all'altezza di Moirano, qualcuno o una, evidentemente, no? Si devono 270.000 euro a un piemontese. E poi quelli più informati di me dicono che a Piemonte hanno festeggiato qualche similare revocato da mezzo. Bisogna essere alla frutta. Spero che questa sia una barzelletta, ma per quello che sta dimostrando e per la sensibilità soprattutto con la quale si propongono ai sindaci, ai cittadini, eccetera, forse i piemontesi arrivano a tu a prendersi chi vino vecchi, la marone, la tazza da marone, per dire. Noi l'abbiamo mandato in Sardegna. È vero che eravamo prima lo stesso regno, sardo piemontese, ma già il nome era primo sardo e poi piemontese. Quindi vuol dire chi prima puntava più da là. Comunque ha chiuso tantissimi ospedali. Tenete presente che poi abbiamo anche pendente l'altro esposto che abbiamo firmato più o meno tutti i sindaci. Non lo so se è là. Può darsi che lo archivino, però è un'altra, quello che fece l'avvocato Viana, sì, è che un bel po' di sindaci abbiamo firmato. E poi vi voglio risparmiare le mie telefonate, ma le sono firmate le audizioni in commissione, no? Visto che oggi siamo nelle confidenze, io entravo in commissione in una stanza del Consiglio regionale dove ci sono entrato bambino io, no? Io a 28 anni, conosco tutto il palazzo, manco i muri, e c'era questa atmosfera dei neo consiglieri regionali
che ti guardavano come se tu fossi un elemosinante, cioè ti ascoltavano, decisivamente a nastro, no, prima entrava uno e diceva cosa gli serviva, poi entrava. Il problema è che io stavo chiedendo cose dovute, no? Non è che stavo chiedendo la, no, la luna o la giostra o cose superflue, come dire. Stavo chiedendo di salvare quello che esisteva, quindi una cosa abbastanza minimale, anche umiliante se vogliamo. Beh, questi consiglieri, che tra l'altro alcuni hanno preso, sono ancora là, 700 voti, ti guardavano con un'aria di insufficienza quando io ho parlato di un territorio per fare il paragone. Una consigliera mi ha detto anche che di farmi praticamente fatti miei, perché io gli ho fatto l'esempio di San Gavino, no? Che ha avuto il DEA di primo livello, il punto nascita, l'esofago di pulmo, l'ospedale di Roma. Quindi, allora gli ho detto, allora i soldi ci sono, e se non ci sono soldi non si fa l'ospedale di Roma, non si fa un DEA di primo livello a San Gavino, dicendo che San Gavino ha un bacino d'utenza di 150.000 passoni. Come San Gavino era una delle province del Medio Campidano, e io ero assessore agli enti locali quando l'abbiamo fatta, la provincia del Medio Campidano ha 98.000 abitanti. Quindi chi è che ha usato la parola bluff a parola? Baro, bluff, no? Quindi come fai tu a dire che c'erano 50.000 abitanti se la provincia sono 28.000? E io gli ho fatto l'esempio. Allora vuol dire che da Cagliari Nord vanno a San Gavino a curarsi, siccome da Oristano Sud, siccome sono a Carlo Felice, perché tanto venda, e lì c'era una consigliera regionale di San Gavino che mi si è attediata di farmi fatti miei, ho detto, no, non sono i fatti miei. Cioè un piano che racconta bugie, cioè a noi ci dite di manco di Luchetto, perché poi vi mandano anche gli esami che fanno a tempio vengono computati su, e San Gavino diventa di colpo l'ombelico della Sardegna, che non so come così è degli abitanti di Tempio, non lo so. Ne ha molti di meno. Ne ha molti di meno, ma comunque risulta che ha un bacino d'utenza di 150.000 persone. Ma quando male. Quindi darà un po' di fastidio a uno che ha un po' di visione regionale e che sa più o meno quali sono i poli anche dal punto di vista demografico, cioè di popolazione. Io non vado a criticare Cagliari, Sassari, oggettivamente ci sono 10 volte tanto le persone, ma non mi punì zone meno disagiate di noi, perché siamo a 10 km dalla Carlo Felice. E noi per arrivare una strada a 4 corsie è un 50 km, più a Cultura o meno, no? Che magari non ci serve da quel parte, se noi arriviamo a Olbia, siamo arrivati a Olbia, abbiamo bisogno di tornarci a Sassari. A metà degli abitanti di Tempio, 8.000 abitanti. Ah, quindi questo è l'idea di primo livello. Certo, lo so. Però questi sono dati, come si fa? Cioè, i nostri colleghi e omologhi di chi fa questi calcoli, perché tacciono? Perché sono buoni solo a fotografare se la lentezza urbana tarda 2 giorni, cosa che giustamente non deve tardare 2 giorni? Ma se tarda 2 giorni sono così puntuali da scriverlo e dire che l'assessore e il sindaco sono incapaci, perché la lentezza urbana si ritira ogni giorno e siamo d'accordo. Ma perché questa attenzione non c'è per la sanità? Perché non sento il segretario cittadino provinciale del PD che dici, vedi che chi ci diventa una brutta figura, o me ne andate voi, o vedi che cosa, o mi rimetto io. È meno difficile di mettersi da segretario del PD adesso, perché vi stanno in una cabina telefonica, che di mettersi da sindaco. La sapete che qui faccio la maniglia in diretta più la cabina della ZIP che per... Vabbè, ma tu abbiamo detto una battuta. Non ce n'è più. Vabbè, comunque. In ogni caso, cioè il PD e gli alleati del PD che potrebbero in un sussulto orgoglio, ma io dico, i consiglieri regionali della Gabina, un di so, l'altro farebbe bene anche a loro, no? Telefonare al sindaco del secondo paese della Gabina e dire, ma ti servi una mano, ma che si sia cosa, anche far finta. Io li avrei ricevuti, li avrei guardati qua, li avrei portati a vedere in agile, a vedere le strade, non è che hai detto, no, non ti ricevo perché mi devo prendere i meriti io, oppure per non far prendere i meriti a te faccio andare in disgrazia alla città.
non so come si è questo punto. Invece per non sbagliare, silenzio. Ma per tutto noi non è che abbiamo, questo è il primo dei problemi, ma ne abbiamo un'altra regina dove qualcuno sarebbe dovuto venire anche nel suo interesse politico. Perché io non ho problemi a riconoscere è venuto l'onorevole X e ci ha risolto il problema Y. E io le voce di quelli pago di manifesto e quelli a piccoli uno, grazie. Ma non sono così ipocrita. Il problema è che mi sono fatto risparmiare a pubblicità dei manifesti. Perché non si è visto nessuno, ma non si può essere consiglieri regionali di un territorio e di fronte a una città e a un hinterland, compreso Calangianus, Monsanto, Agis, Duras, Mortigiana, Agis e Trinità, che siamo in ginocchio sotto tanti punti di vista, non avere neanche la sensibilità di farti portavoce dei nostri problemi. Perché sei consigliere regionale del gallurese, non è che sei dell'area metropolitana di New York, che so 15 milioni. Qua siamo andati ora, siamo 30.000, mettendoci anche l'IVA. Quindi è una solitudine che non ci meritiamo, né politica né umana. E me lo sta dicendo uno che c'è stato 20 anni in regione, che ha sempre ricevuto, pur essendo tempiese, dall'uomo di Carloforte, all'uomo della Rosei, o donna, fa ascoltare i problemi che ha. Poi qualche volta sono riuscito a risolvere i problemi, qualche volta no, ma almeno ci ho parlato. Qua invece c'è la cortina fumosa. Non abbiamo deputati, naturalmente, non abbiamo senatori, no. Io sono Cusoleu, sindaco, che meglio di più dà meriti, pochi e qualche tanti. Però, siccome almeno, e vi ringrazio, il diritto di parola non me li hanno educato, lo userò finché posso a tutela della mia città, della nostra città, e per le battaglie che considero di civiltà, più che di prosopopea, di... Non andiamo a chiedere l'impossibile, non l'abbiamo mai chiesto e capiamo anche che è un periodo in cui l'impossibile non si chiede, ma una retrocessione dalla Serie A alla terza categoria come quella che stiamo facendo fare non ce la meritiamo, non ci spetta e non l'accettiamo. Con questo ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Noi siamo tutti con lei. Scusa, oggi non era Sassariato? Se è andato a Sassari non c'è detto nulla, perché ancora. No, perché era Sassari. Vabbè, cioè, forse era per altri motivi più importanti. No, per il policlinico. Per il policlinico. Sì, non allora. Allora, prima ho detto bravo quando hai detto di Curitino. C'è un motivo per il quale ho detto bravo. Perché noi da ieri ne stavamo parlando, perché i giorni sono passati e quindi ci avviciniamo alla scadenza che è domani, 10 giorni iniziali, 2-4 giorni, ci siamo giocati con i giorni lavorativi e quant'altro. Ho detto bravo perché anche noi avevamo posto tra noi come tempo limite venerdì prossimo, quindi tra 2 giorni. O c'è una risposta cioè, da parte dell'assessore che viene all'incontro entro venerdì, oppure tu dovrai fare portavoce al nome del presidio anche presso gli altri sindaci, loro lunedì devono consegnare, devono dimettersi da loro incarico. Cioè, perché ho usato la parola varo nei confronti dell'assessore? C'è una differenza tra varare e bleffare. Bleffare fa parte del gioco, varare... Perché se giocherà a poker hai ragione. Giusto. Quindi se voi siete tutti d'accordo, nel senso noi eravamo... certi di questo, assolutamente la nostra posizione, sì, erano tutti d'accordo. No, se siete tutti d'accordo ad aspettare venerdì, se venerdì non accade nulla i sindaci lunedì saranno io adesso domani mattina li chiamo tutti e dico guardate che il tempo sta scadendo, poi l'assessore spero che venga venerdì così abbiamo il tempo per riunirci, decidere di fare una cosa unitaria, perché sarebbe anche antipatico che 3 si rimettono e 7 no, ci mancherebbe. No, stoppo dicendo, è meglio che la sappiano tutti, io la sto dicendo, ma naturalmente io comando a me, comando a l'altro. No, io adesso valutando anche la data che ci fissa Arru, perché se Arru ci fissa venerdì, noi dobbiamo dire, lo sentiamo.
spero che ci sia almeno da riflettere su quello che ha detto e lunedì traiamo le conclusioni, non perché in riserva di fare una voglia di dire che la sindaco. Ma non voglio neanche obbligare gli altri senza ragionamento a dire tu, siccome mi diverti tu e ti diverti pure tu, no, altrimenti rischiamo. Mi sto esprimendo male, io non sto dicendo niente degli altri, sto solo dicendo che è meglio preavvisarli, me ne faccio carico io, che all'esito dell'incontro con Arru dobbiamo trarre le conclusioni. Certo che sì. Sì, ma siccome Arru sta facendo un gioco suo, giustamente, io sono ignorante e lo sai delle cose, però anche se sono ignorante, no, però... un pochino con la testa. Perché lui non sta chiedendo l'incontro giusto adesso, perché per allora non c'è, non ne frega più niente e noi siamo al punto di partenza. Perché cambia la legge. Io la penso quasi come te, però cosa posso fare? Certo, tu solo non puoi fare niente. Però io mi posso dimettere, poi può darsi che il prefetto che io stimo si è preoccupato. Adesso è chiaro non la futti a lungo, tanto non credo che siate dei candidati per chi fa gemello una candidata. Intanto il costruttore se ne torna a travagliare l'ospedale, si dimostra la soddisfazione di nominare un commissario un tempio, può darsi che non la futti a tutti. Però voi un po' due S, 4D, 4D, ancora prima di Bruciamela di tutto, nessuno fa il centro di fiducia, no vabbè. 99% non la chiudo, l'uno che mi ha considerato un prefetto. Ma posso aver detto che però io ho fare molta voce verso gli altri sindaci di questa situazione del allora, ma nessuno né il sindaco, tanto meno il presidio può imporre agli altri, né il sindaco come presidente del chiediamo che rispettino la nostra base. Sì, e questo è un punto. Sì, fermo restando che i sindaci si stimino in modo solitario a loro. Il presidio reagirà come deve reagire. Però adesso nessuno ha detto che fa marcia indietro, io sto cercando di ragionare assieme a voi. Penso anche che sei tu, è assurdo perché il commissario è nominato da loro. Il problema è che siccome è un atto impegnativo per i sindaci, per le maggioranze, perché mandi a casa la tua maggioranza, gli assessori, domani, ma non è che io li posso chiamare assessori, ma dentro così bisogna rimettere fate aspettando, no, devo dire, devo fare un ragionamento, dobbiamo fare tutti assieme un ragionamento. Nell'ottica del mantenimento degli impegni, che se no saremo dei pagliacci, e se l'assessore viene che non ti dà niente, tu cosa fai? Ah, no, era ricorrente l'altra volta, tanto ci vengono un autobus stari. No, io ho una preoccupazione invece ce l'ho. Il problema non è la conduzione delle istruzioni, il problema è quello che dicevi tu prima, cioè la valutazione di quello che dirà l'altro. Perché ovviamente c'è un ambito di discrezionalità enorme. Allora, non vorrei che in quel momento questa unanimità che si vede degli intendimenti possa essere inficiata dalla valutazione. La interpretazione delle parole di alcuni, per alcuni come risolutivo e per altri. Cioè, se ti dice ti do 3 punti su 5, quindi come ti dicevo, ci sono 3.5 punti. E non rispira tanto, capito? Quindi sarebbe auspicabile che nel momento della valutazione fosse coinvolta anche la cittadinanza del territorio. Nel senso che anche noi cittadini dovremmo prendere atto di quello che è stata la realtà delle richieste, cioè delle dell'accettazione da parte delle controproposte, le richieste noi le conosciamo, e delle controproposte, controproposte o accettazione o eventuale dei punti più concreta. Quindi, e tu hai voto perché una stessa frase può essere interpretata da alcuni come un mezzo pieno, mezzo e da un altro come un complimento. È il famoso mezzo bicchiere, mezzo pieno, mezzo pieno. È per quello che è anche una difficoltà mia di cercare di far interpretare tutti nello stesso modo le frasi. Perché se no uno mi dice no, ma che tu hai risolto un problema, io dico di no. Tanto quando me lo risolto e mi rimetto, quando te risolto mi rimetto. Chi sul momento difficile. Quindi, è per quello che io già da domani mattina devo cominciare a dire qual è il punto di rottura, cioè
punto di rottura, secondo me, è molto basso, cioè lui deve, per non rompere, deve dirci che venerdì, lunedì in giunta porta questo e ci manda immediatamente la copia della delibera, per esempio. Un atto concreto. Sicuramente se lui ci riceve domani, non è che domani sera c'è il primario di chirurgia qua, no? Ci mancherebbe. Però c'è il prefetto, vero coso, dico, io torno a Chigi, o torno a Chigi, lui chi ha detto queste cose, tra l'altro il prefetto, chi si rivolge chi sta lì, chi si rivolge chi sta lì, quindi potrebbe essere un primo passo avanti. Oppure ci ha fatto un discorso del numero, torna, quasi quasi che ha pure ragionevole, non lo guarda, scusa, e tanto. Anche perché se lascia traccia con la delibera, chi verrà dopo sarà costretto comunque. Intanto nelle delibere ci va sempre la copertura finanziaria e il parere tecnico, quindi non è che se spiende come ha giusto il bambino. Se fa la delibera vuol dire che è regolarmente contabilizzabile con i pareri tecnici. Mentre le parole non hanno bisogno di pareri, no? I pareri li diamo noi, vuol dire quello che vuole. Le delibere è un po' più complicato. Quindi la delibera è già un atto che impegna. Voglio la delibera regionale, se è approvata naturalmente. Quindi anche l'invito anche col collega, magari è stato perché era mezzo voto. No, ma tanto dal prefetto noi dovremmo, come c'eravamo tutti la prima volta, ci saremo tutti anche adesso. Quindi ognuno avrà, e magari sarò io in quella riunione che mi faccio ripetere le cose che sono qui per non aver capito, a fare un tolto. Confrontarsi che lo sia anche, che gli dico, ma guarda, questa non l'ho capita, me la spiega meglio, così la comprendiamo tutti, così non è che scemo a fuori tipo no, ha detto così, ha detto cosa, ce l'avevo lì, proprio in italiano modello base, cioè quello delle elementari, dove ogni parola ho significato univoco. È così, poi sulle velocità, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, però vuol dire che ha capito diversamente. Ma anche, scusa, anche perché su alcune cose probabilmente c'è necessità della delibera, ma su altre, per esempio come il blocco fatto, c'è necessità di spostare l'organico e il blocco fatto. Sì, ma, ma lui dirà che è un organico. È un organico, allora non c'erano 11 sindaci, se non c'è organico il territorio c'erano 11 sindaci, meno 11 commissari in più. Sì, ma voglio dire. Lui l'importante è che faccia anche cose che può fare subito. Può darsi che proprio il punto nascita sia una cosa che gli crea difficoltà. Non gli stiamo dicendo o punto nascita che ci dimentichiamo. Devo fare tante cose importanti. Se gliela mettiamo sul punto nascita magari non ci riesce davvero. Beh, cioè, ci sono altre cose dove veramente se vuole, per esempio, questi posti letto regalati. Ma non vuole scrivere quanti sono i posti letto di Ortolino? Ti ha detto 14, allora no, 16. No, a me l'ha detto la persona più affidabile di tutti. Però vedi, a chi li trovate, a chi. Ma in ogni caso, anche come si dice, no? La nomina del primario, che sembra una cosa da poco, è parzialmente risolutiva di uno dei tanti problemi. E là non deve chiedere l'autorizzazione al ministro o a nessuno, ma l'imposto c'è già, deve partire il concorso. Stai parlando, scusa, di? Del primario di chirurgia. Assolutamente sì. Quindi noi cominciamo dalle cose, non gli chiediamo apposta le cose che non può fare, così abbiamo l'alibi. No. Comincia da chi? Chi se non puoi fare? Sì, se non la fai non la vuoi fare. Quindi non sei collaborativo, voi mi chiedete chirurgia e diventi un laboratorio. Non l'hai mai detto, ma lo stai facendo. Se ci lasci solo tre posti di Ortolino, non ci stai chiudendo il reparto del tutto, lo stai riducendo a volatore. Questa è la questione del punto nascita lo stesso. Come mai fino all'anno scorso la gente si ammalava, andava con la 104 e il reparto non chiudeva? Sono diventati indispensabili quest'anno da aprile. Adesso se faccio il tempo prima di dimettermi gli devo rimandare, no, non lo devo dichiarare prima, comunque gli devo far controllare chi c'è e chi non c'è e chi c'è in organico e quanti posti ci sono, perché se è vero che sono tornati quasi tutti dalla malattia allora devo riaprirlo il reparto.
se no devi trovare un'altra di scusa. Perché anche per quello noi abbiamo fatto un'ordinanza, che tra l'altro è un altro atto molto forte, si fanno, sono ordinanze urgenti, si fanno per cadere fuori di una casa, cadere fuori di un passizio, cadere pericolo di neve, per bloccare le scuole. Abbiamo fatto per obbligarli ad aprire il punto nascita. È chiaro che siamo un po' usciti da quella che è la competenza del sindaco, no? Se no avrei fatto tante ordinanze quali sono i reparti e avremmo avuto tutti aperti e col personale. La cattiveria qual è stata? È stata quella di impugnarla, e io gli ho scritto sul giornale perché i due avvocati per impugnarla l'hanno trovato in 2 ore, i due medici invece per riaprire il reparto magari hanno trovato gli avvocati, poi noi in itinere, siccome abbiamo parlato con la procuratore dello Stato, hanno detto guardate, se ricominciano a fare almeno la chirurgia a base di ginecologia, che non necessariamente vuol dire far nascere i bambini, vuol dire fare le altre operazioni di cui le donne hanno bisogno, no? Non devo entrare nei particolari. Poi l'ha considerato parzialmente ottemperata l'ordinanza e la ritirate, perché tanto la perdete, ma la perdete non perché non avete ragione, la perdete perché non è competenza vostra aprire il reparto degli ospedali, no? Giustamente è così, non è competenza del sindaco riaprire. E quindi rivolgersi al tribunale amministrativo per avere questa soluzione vuol dire perdere la causa. Allora noi abbiamo ritirato l'ordinanza in modo che cessasse il conflitto tra ATS e sindaci. È cessata la materia del contendere, loro non avevano più l'ordinanza. Quindi all'udienza, generalmente è come quando l'inquilino moroso ti paga l'affitto, in udienza non ci va, oppure vanno gli avvocati per dire abbiamo risolto. Bene, loro sono andati, gli avvocati dell'ATS, per farci condannare alle spese. Cioè ci hanno condannato 2.000 euro a tutti i comuni, solo per le spese, cioè hanno avuto questo coraggio dopo che noi abbiamo resistito, e va, qualcuno li ha attaccati con il debito fuori bilancio, qualcuno li pagherà. Contemporaneamente io Andrea Biancheretto, mettevo a disposizione la macchina del comune, che è una Toyota, che è una Ferrari, 190.000 euro, ma Camilla, per darla al medico, quindi aiutare la ASL, per andare a Bassacutera, perché Bassacutera sono stati 3 mesi senza medico, ma chi riuscì voleva andare. Qualche è a Longa, noi allora abbiamo detto, ma anche forzando la mano, gli possiamo dare la macchina oltre che l'ambulatorio? Non me l'ha fatto pagata la ASL. Quindi perché tu vieni a chiedermi 2.000 euro del ricorso se io poi ti vengo incontro con la macchina, con l'ambulatorio gratis, che comunque è una spesa per il comune? Ecco, questo è il principio per dirvi con quali persone abbiamo a che fare. Una delusione grande, perché prima di essere di un partito o dell'altro siamo istituzioni, no? Tra le istituzioni si collabora, sia Chiuno, sia Ruglio, l'Alto Elvio, Giallo, siamo eletti per fare l'interesse dei cittadini, non per farci dispetti. Quello dovrebbe essere. Teoria, in pratica, offende. Comunque, in Veneto il TAR ha dato ragione alla regione che ha fatto riaprire i punti nascita sotto la soglia dei numeri fatidici. Vuol dire che quando si vuole motivarlo, naturalmente, perché se un punto nascita è a 10 km d'autostrada l'altro facilmente a chiudirlo, sì. Ma se un punto nascita è come quello del tempio, che hai tutte le motivazioni di essere zona disagiata, di essere zona montana, delle strade, delle montagne eccetera, evidentemente anche il tribunale amministrativo del Veneto ha dato ragione e li ha fatti aprire, gli ha raccomandato di tenerli aperti facendo nascere i bambini in sicurezza, e non credo che noi li vogliamo tenere aperti così pa far morire nessuno, perché nel giorno in cui ci dovessimo accorgere che il punto nascita non è oggettivamente sicuro, prima di far morire le persone andiamo a Sassari, a Olbia, fin là ci arriviamo tutti. Il problema, sai qual è? Che a furia di dire che attenti non funziona questo, funziona l'altro, la gente che prima veniva da fuori
non se lo mette più il problema, va direttamente da altre parti. È un po' come, anche se il paragone non è proprio confacente, è come l'avviamento di un negozio, di una pizzeria, no? Se tu la tieni 3 anni chiusa, non è che i calabri, i clienti tornano tutti. Qualcuno si è abituato a mangiare la pizza da un'altra parte, a qualcuno gli è piaciuto dall'altra, a qualcuno ha visto che portavano là, e quindi sta facendo un danno che si protrae nel tempo. Comunque anche in altre aree, quello che dicevi prima del CUP, che dovrebbe chiamare, Daggio, non lo fanno. Ma io, guarda, quindi è ancora peggio. Vero che adesso io sto facendo una storia che risale all'anno passato. Speriamo che adesso, dopo tutto, ci siamo arrivati, lo stiamo facendo. Il problema è che le ristrette sono state 8 mesi. Ma ti hanno chiamato, sì, perché so che dall'altra parte non chiamato. Oh, quindi anche a che cosa sono venuti? Sì, siamo contenti. Che è la logica, no? Oh, però quella che dire io va così. Una settimana prima mi hanno chiamato. Volevo sapere una cosa, volevo andare a chiedere su una parte quanto per i pazienti vistano al giorno. Dove? Allora, nell'ambulatorio. Quanto mi state? Perché io 20 giorni fa ho preso l'appuntamento a metà aprile. Ma in giù non c'è mai nessuno, ce l'ho questa mattina per la prepunta. Non va mai nessuno. Ma tramite CUPS? Certo, come mica vado a osservare la banda di tuoi fisici? Vado tramite CUPS. Ma molto per aprile. E ovviamente, come dici tu, vado più basso, o come mi è capitato per un po' peso, quindi mi sono dimenticato, non c'ho preso una volta, non me l'ha dimenticato in cucina, ma non sì, e una volta l'ho dimenticato. Dopo 6 mesi, ovviamente. Adesso fammi una vita, non ti richiamo, ti chiamo un paio di giorni. Ti chiamo, così ti chiamo. Tornando un momento al Mar de Rubia, è casuale che chiamava Lucia di inaugurare il torno. È la quinta, poi è un problema che non so io. Se tu, io ho letto la Sardegna, mio malgrado, che volta fu parato dall'altro. Ho visto ambulatorio di mammografia, cioè vuol dire che quello mammografo, ambulatorio di ecografia, vediamo ecografo, ambulatorio di neurochirurgia, ma tutto per il dare puro? Non credo. Cioè io non lo so, lo sto mettendo, non è una di quelle cose che per far ridere, cioè è un dubbio che ho. Tutti che stanno ambulatori, ma chi so solo per fare la prescrizione, dovrà di mammografia, c'è cioè il medico che ti controlla e ti dice no, anda a Olbia o a Tempio e fatti la mammografia per adesso, oppure anda a fare l'ecografia o a Tempio o la Maddalena, a cosa o dal privato convenzionato. Oppure hanno già loro in dotazione questi apparecchi, perché cambia la musica, anche perché sono apparecchi che costano. Ma poi non dovrebbero esserci doppioni delle assistenze. Io qua c'ho tutto l'elenco degli ambulatori. La fisiatria. Allora dice pneumologia. Emoeccellenze a Sassari, a Ripetri. No, ma doppioni soprattutto nel territorio. Fisiatria, abbiamo un reparto qua. C'è un'eccellenza. C'è gastroenterologia. Anche a Urbia. Ginecologia, pubblico ecografia, endocrinologia, mammografia, come dicevi, otorino, laringoiatria, l'abbiamo qua, neurologia, un neurologo a disposizione perché è un ambulatorio, dopo da Magatta. Quindi, no? Io di quelli ne giustificherei 2 o 3. Chirurgia generale e neurochirurgia, effettivamente. Però lo spirito del materiale era quello di creare delle specialiste che venissero ai sali di Banca del Mare per trovare una risposta. Qui abbiamo duplicato la generale. Tra parentesi, come hai detto prima, non si conoscono nomi di professionisti, il curriculum dei professionisti. Quindi è come che tu vai in banca a portare un progetto senza mettergli un organigramma, fargli vedere una struttura in essere, qualsiasi cosa, entra dalla porta e esce dalla finestra. Qua la regione sta
cercato di accreditare una struttura che è carente di tutti questi requisiti in maniera totale. Sostanze vuote, non mi pare che abbia nominato né primari, né luminari, né medici, né infermieri. Quindi noi dovremmo mettere a disposizione sulla parola, perché alla fine è quello, un bilancio, un tot di milioni di euro. È già calcolato quanto sarà. 48, intanto quindi non è posto, quindi le modalità che lasceranno al prossimo Consiglio regionale. Sono 60 milioni e 600 mila euro che all'anno che devono, che ricorreranno hanno quindi hanno fatto l'inaugurazione e l'altro pagano, perché nei vari bilanci fatti da anni non c'è mai questo. Non è una variazione come l'avevo noi, è successo che si è fiaccata, non dico un caso concreto, si è fiaccata la cisterna di spesa a tiro, abbiamo una variazione, ma qui 10.000 euro non abbiamo visto capito, ma si fa 60 milioni euro, mettono in difficoltà a casa, bene. Gli ospedali non è che non stiamo parlando di 500 euro che la regione è disposta da una parte e mette dall'altra. E soprattutto, se non hanno detto che erano aggiuntivi e che erano fuori budget, da poi non mettono le conti qualche mese buco nel posto letto ancora da Chigi. Erano in deroga per un anno, due anni. Sì, certo, la deroga era già scaduta il 31 dicembre 2017, quindi la deroga la devono riaprire. Ammettiamo che c'è la riapre. Io adesso non voglio dire la fonte, ma è la fonte di un giornale online che mi dice, anche che ci sono un po' di conflitto di interesse tra. Più di uno. Tra componenti dei vertici della sanità italiana pubblica e amministratori del CDA, del Mater, più o meno dimissionari, partiti. C'è anche una bella trasversalità di interessi. Vabbè, scusa per si interrompo, però appunto, se poi ti arriva tutto a quello che sta commento, non sarebbe più scelta. Cioè che l'operazione Malta di sistemare i casi del ministro della sanità italiana è una cosa abbastanza nuova. Beh, io non la vedevo solo così, ci vedevo anche un po' di ci vedevo sbagliando, non è che su chi su TV sia la verità. Io quando è nata l'idea del Materurbia ho pensato finalmente che bello, perché maledetto, ero assessore, allora maledetto, ci hanno pure presentato, adesso non mi ricordo tutte le specialistiche perché sono nomi talmente complicati che non me l'ammetto, e se non me l'ammetto vuol dire che chi ci non era mai visto. Se mi ero abituato alla radiologia e la chirurgia mi sta più barrivo. E quindi ho pensato, finalmente abbiamo un posto dove abbiamo queste specialità che non sono da nessuna parte, lei mi ha pagato, ma tanto la regione poi paga le borse, i viaggi ai malati che non può curare qua, quindi alla fine non dico che c'è un risparmio, ma c'è sicuramente un minor disagio. E poi siccome lo presentavano come talmente di eccellenza, che mi sarei venuto da tutto il mondo Chigi. Quindi facciamo anche il turismo sanitario, se era stato possibile, chi è che avrebbe detto no? Li avremmo dati volentieri, vuol dire investiti, perché sarebbe stato un investimento, 60 milioni della regione rispetto a un flusso di maggiori servizi, di turismo sanitario all'inverso, che lui le misure paesci. E invece se chirurgia generale. In tutta la Sardegna le parti di chirurgia generale ce ne sarà 30, perché io gli ho ospedali, pure in Isi. C'è anche il numero per le prenotazioni. Sempre parlando anche a questa questione del Mater, cioè, io colgo l'occasione, vale Marco, con Ciavalli, così se lo prima, noi abbiamo lanciato palla di 16 di questo mese, come Camminera Nuova, come movimento di lotta, di fare lockdown tra i territori in Sardegna. La terza manifestazione contro Materurbia in 12-11 mesi, la prima è stata a Cagliari 10 mesi fa, l'altra a giugno e tuttora. Il discorso è semplice, Andrea. Nel pubblico e privato non sono addizionali, sono escludenti, cioè se finanzi uno non puoi finanziare l'altro, pure a me mi sarebbe aggiunto la Coppa Benana dell'Ibrea. Qualche volta ci siamo pizzicati, ci siamo beccati per andare a questa cosa, anche a noi se ne è perduto un settimo inizio, che a tutti gli interessi piace. Come tutta l'area orziese, non so. Però fondamentalmente le numeri sono chieste. Cercando una Lorenzina, desidera verota, ma tre anni, ha detto signori, noi dobbiamo spendere un 6% in più in una spesa sanitaria privata. Allora l'ha confermato Brunchici, ho pure di dire la Brunchici. Senti la ragione, siamo la ragione,
che ha di mano tutela sanitaria in Italia, privata. Quindi l'associazione aumenta con la spesa sanitaria privata, aumenta tutto un sistema, migliora tutto un sistema. Questa è una grandissima favola. Tre anni fa, la fa un po' occupando in campo per le cose, tre anni fa sono due consiglieri regionali di centrosinistra, uno che poi ha spaccato con lo centrosinistra, cioè uno del partito dei Sardi, e un altro che era sempre legato al centrosinistra, che sono venuti a spingersi la riforma sanitaria nascente. Ma mi sono venuti a te? Sì. Sono più di lui che sono venuti. Sì, no, sono quelli di due dei primi. Adesso quelli dei primi che quando si vota in commissione sanità, tutti li votano all'unanimità. Siamo dagli tempi dell'operazione Ottana, che non si vota tutto all'unanimità, tutti compatti, è la salvezza. Quando sono venuti, e io in comincio della pratica giornalistica, ho un assessore, ma un consigliere che ha alzato la mano, la vittura ieri in commissione sanità, è uno di quelli che ha votato all'unanimità. E non ha votato all'unanimità, l'ha detto. Avete divulgato la vita passata e avete spanto questi numeri, questi cifre. Questi cifre dicono che con l'apertura del Matteroglia noi avremo 80 milioni di euro all'anno di mobilità passiva, cioè saldi che si curano ancora, di 80 rientrano i 18 milioni circa, cioè il turista che si va a cinemare dice, questi 60-70 milioni di spesa di mobilità passiva noi li dimezzeremo con l'apertura del Matteroglia. Da 11 soldi papillon, cioè cosa ti fa 80? E io ad avanzato tutti i fedichinci, c'era Mario, forse era caricato, forse c'era pure Antonio. E io a un certo punto ho dovuto dire, ammetto che probabilmente questi dati sono sovradimensionati. No, ma guarda, chi ha letto l'articolo a cui facevo riferimento io ho visto il frutto dell'accesso agli atti di un consigliere regionale, che è Giorgio. Giorgio ha fatto l'accesso agli atti. Sono stati lui chi di portare i papiri. Cioè, vi ho una commissione d'inchiesta per esaminare tutti i carteggi relativi al Matteroglia. Cioè, uno pensava, bisogna 3 o 4 delibere, è un ginepraio. Vabbè, è un'operazione molto complessa. Al punto che quando è nata le votazioni su Matteroglia, che parte della cappellaccia, contemporaneamente, in maniera parallela, di Acurri a proposito di commissione, una commissione d'inchiesta sulla spesa sanitaria farmaceutica, cioè ci teniamo questa carta della spesa sanitaria privata, però tutto un sistema andrà migliorato, un dia che siamo spendendo di più, un dia che costano di più le forniture, un dia che non funziona. La commissione si è bloccata dopo di un anno, non è andata a loro, la presidia De Rodi, perché era una minoranza, ma l'ha voluta Roberto De Rodi del PD, che a un certo punto ha reso le mantesse e l'ha detto non è guidato. Era una commissione d'inchiesta che pur presieduta dall'opposizione aveva la maggioranza omologa a quella che è governa, quindi ogni caso è sì, caso. Però Andrea, io non so come ho potuto dispiegare. Siete messo, perché hai fatto il discorso che si dice di fare, ha dato una mole di incartamenti. Sì, però la questione è che l'operazione Matteroglia, l'Uchivolo di Evo e l'Uchivolo accusa Manella fa la terza manifestazione in un anno, è una grande operazione speculativa, perché dietro c'è il discorso anche dell'interesse vicino, cioè di la questa strada. Ed è un'operazione fondamentalmente di Evo è il più noto definito coloniale, a tutti gli effetti, perché chi ci siamo contenti la canna, è ovvio che sarà la 50 suite, con rimani in marmoro. Signore, di chi stiamo facendo? Chi ci siamo contenti la canna? Sì, ma è uno. Di chi siamo fai denti? L'operazione è questa. Se l'operazione però, scusami, fosse come abbiamo detto con Mario, creare delle parti che non esistono. Poi chi vi sia lo voglio il marmaro, chi sia il... Non era fui bruna, perché la convenzione è stata, e si paga a prestazione, capito? No, tu prendete dei risolventi. Ah, vabbè, comunque. Ti dirò di più. A me si dice nei dettagli che vuole fare altri due alberghi a Taretu e le leggi lo consentono. Io non sono contrario a priori. Basta che la cosa brutta è far passare un'operazione speculativa alberghiera come un'operazione salva salute per i sardi e salva casa di Taretu. E chi sta noi fino? Chi sta dicendo da 4 anni? La cosa è che chi ci è un affronto, cioè, che dobbiamo affrontare, è che di 250 posti letto alle città. Però siccome siamo partiti con una finalità nobile, io spero che qualcuno li faccia tornare indietro, perché non possono aprire un reparto di chirurgia generale, che è la chirurgia che vede tutti, che è un coso base dell'ospedale, cioè, o di fisiatria. A
meno che non abbia Ronaldo a farsi la quale pure che ci l'ha trovato. Andrea Nubile, la Qatar Foundation, la Qatar. Sì, ma io sono convinto che non è di missionari benefattori, no? Io chissà idea, non so come stato ma dal primo momento. Io, la mia esperienza mi ha portato a non a diffidare di tutti, comunque a capire che i santi sono in paradiso. No? In terra sono pochi quelli che lo diventeranno. Quindi che la Qatar Foundation non sia un'associazione di missionari e di ma ci sono fondi sovrani, fondi speculativi, eccetera, ma chi sono un computer? Però nulla vietava di fare business unendo il business al servizio pubblico e reale, che all'inizio pareva così, perché io sono sicuro che quei reparti ultra specialistici funzionerebbero lo stesso. Di tutti quelli, per esempio la neurochirurgia, che lascia grandi invalidità, eccetera, sono contento di usarlo. Chissà, sì. Ma se mi pone un'ambulatore a fare mammografia, che è un mammografo è un tecnico, che ha operato un po' lo vado. Che medicina di avanguardia. La Lorenzina, nel 2015 l'ha detta chiaramente, a Valle nel 1585.